SF90. Per questo modello il collegamento fra le vetture stradali e le vetture da Formula 1 della Ferrari è ancora più chiaro, visto appunto le prime due lettere, SF, Scuderia Ferrari, a maggior ragione poi in questa specifica versione che è l'assetto Fiorano, quindi molto particolare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli appunto della Ferrari SF90 stradale assetto Fiorano, che sono molto molto particolari. Io sono Enrico e come sempre vi do il benvenuto in Rosso Corsa. Andiamo a scoprire tutti i particolari dettagli, partendo dall'esterno, di questa SF90 stradale assetto Fiorano, che è una denominazione che è stata utilizzata per la prima volta su questo modello per specificare appunto una versione ancora più adatta all'utilizzo pistaiolo. Perché? Perché c'è un ampissimo uso di fibra di carbonio e di titanio, che hanno permesso di alleggerire quindi il peso totale della vettura di ben 21 kg, una livrea dedicata, sempre opzionale, in questo caso è argento, su un bellissimo giallo Modena triplo strato, e poi anche lo spoiler posteriore, sempre in fibra di carbonio, che ha questo effetto di coda d'anatra, no? Il cosiddetto ducktail. Quindi una vettura estrema, a partire appunto dall'aspetto esterno, che qui viene enfatizzato ancora di più dagli accessori in fibra di carbonio extra anche rispetto alla versione assetto Fiorano, come l'estrattore posteriore e altri dettagli come appunto le minigonne laterali. Ora andiamo a scoprirla all'interno. Un gesto che ci abitueremo sempre di più a fare all'interno delle nuove Ferrari, perché è proprio dalla SF90 stradale che è stata inaugurata la nuova disposizione dei display, di quindi tutta la tecnologia a bordo, con il nuovo volante, il nuovo display da ben 16 pollici che va a inglobare tutte le informazioni inerenti all'intrattenimento, informazioni sul veicolo e anche appunto all'andamento in marcia della vettura. Un SF90 quindi che vede tutto il cockpit, tutto l'abitacolo incentrato sul guidatore, come vedete, proprio per la forma della plancia, ma comunque il passeggero può essere lo stesso coinvolto, perché come in questa specifica versione assetto Fiorano è stato installato il display passeggero disponibile in opzione. E poi anche qui continua quel fil rouge di sportività estrema, fatta da fibra di carbonio sia lucida come questa qui presente nel tunnel o negli inserti in plancia, ma anche opaca come quella che va a rivestire completamente il pannello porta. Quindi tema leggerezza, tema sportività, davvero molto ben presente e chiaro, soprattutto una volta che si è seduti su questi sedili racing in taglia large. Andiamo a vedere anche il cuore pulsante di questa vettura, perché comunque pur sempre di 1000 cavalli stiamo parlando. Si capisce chiaramente che è una vettura improntata alle altissime prestazioni, da sfruttare molto anche in pista, da un dettaglio come questo. In altre Ferrari è presente il pistoncino per tenerlo su automaticamente, qui invece è presente la stina. 3009 V8 biturbo da ben 780 cavalli nella SF90 stradale, che va a coadiuvarsi con tre motori elettrici per una potenza totale combinata massima di ben 1000 cavalli. La Ferrari stradale più potente mai creata. Sì, una vettura ipermoderna, altamente tecnologica, abbiamo detto prima, la prima ibrida plug-in del cavallino rampante. Una vettura che è capace di andare in elettrico per circa 20 km, ma al tempo stesso avere prestazioni entusiasmanti con uno 0-100 ricoperto in circa 2,5 secondi. Una vettura che, vi ricordo, è disponibile nella nostra vetrina online di Rosso Corsa, con all'attivo appena 1420 km, una configurazione molto particolare e soprattutto molto ricca, che appunto vi invito ad andare a vedere nel dettaglio sul nostro sito rossocorsa.it. E ovviamente, essendo una vettura Ferrari con meno di 13 anni, è coperta dal programma Ferrari Approved per l'usato certificato, che prevede numerosi vantaggi che vi invito ad andare a scoprire nel nostro sito web. Da questa splendida SF90 stradale assetto Fiorano è tutto, e come sempre ci vediamo al prossimo video.